un punto in questo, in cui capire cosa ci sarà all'interno del roster come personaggi finali sembra essere veramente difficile. Ok, Unreal Engine. Budokai Tenkaichi Return. Perfetto. Si parte così. Goku Sparking God contro Virus, quindi. Ok, tra un super trailer. Perfetto. Ovviamente già li abbiamo. Ok, questo. Ok. Quell'abito di Gohan che forse ancora non avevamo visto. Questo ho visto tutto. Ok. Kefla. Ok, vabbè, già sul personaggio di Kabba, va bene, perfetto. Kabba e Frost. Top God of Destruction. Kabba Super Saiyan. Niente Super Saiyan Evolution. In che senso? Goku bambino! Whoa! Looks like there's lots of powerful opponents still out there. Kakarot! You wanna die? Così? Ah, così? Don't know when to die. It's over now. Kamehameha! Prepare to die! Goody! I'm not done yet! As easily as my brother. Non si fermano! I won't show you any mercy. Not until I rip out your throat. Where does my resurrection metal cooler, allora. You'll never conquer me. Never. Suppose I could run you over for I commence in the final test. Ci tradisce. There's nothing you can do. You're just a gnat buzzing around. Anche like Super Garlic Union. It will absorb everything. Those who mocked and belittled my genius shall suffer the consequences. Dr. Willow. Yes! I feel like my old Slug! No, vabbè, hanno costruito proprio così! No, vabbè, veramente! Fantastico! Have you come for the fruit of the tree of might? Anche Tarles! With the gift of my new power, I now have no equal. I will dominate this galaxy. Eat this! You'll be feeling this one! Che Bojack! Mamma mia! No, Hildegarn qui. Aspetta, anche Tapion! Spread your evil to this planet! Disappear! Janemba. I am neither Goku nor Vegeta. Gogeta. I am the one who will destroy you. Fin da subito sono stati mostrati questi personaggi. Alcuni li ho visti. Però questa reaction che sto facendo è vera. Nel senso,
perché non li ho visti tutti. Ho voluto aspettare l'uscita di questo trailer per fare questa reazione. Quindi non è una reazione che faccio finta, ok? Perché non ho visto il video leak che era stato pubblicato. Non ci avevano mostrato tutti gli spazi, ne dovevano aggiungere ancora altri. Abbiamo anche Goku bambino. Cosa? Cosa? Il personaggio segreto è Goku bambino di Dragon Ball Daima. E ricordo c'è anche il DLC di Dragon Ball Daima. Ci sta come personaggio segreto, anche se mi aspettavo ci fosse nel DLC. Attendiamo perché comunque nel DLC può essere messo anche Vegeta bambino, Glorio, Panzi, tantissimi personaggi che hanno mostrato su di. Ci sta a mettere Goku bambino appunto di Dragon Ball Daima come personaggio segreto. Quindi chi ha fatto il preordine avrà 183 personaggi. La nuova serie Dragon Ball Daima in arrivo a ottobre 2024, quindi lo sappiamo, in Giappone. Quindi ancora niente ci conferma dell'arrivo globale in contemporanea di Dragon Ball Daima. Neanche Yun Furutami ha potuto confermarcelo. Scopri l'esito dello scontro tra Goku Super Saiyan 5 e Goku Ultra Istinto incompleto. È disponibile il secondo episodio di Dragon Ball Apocalypse, la mia storia originale creata utilizzando le mod di Dragon Ball Super 2. Seguì l'intera serie per scoprire l'apocalisse tra le dimensioni. Forza gol, massima potenza. Ma canco. Devo un attimo passare all'analisi della modalità Custom Battle. Ci vengono anche detti gli otto personaggi che potremmo usare nel corso della storia. Tra cui abbiamo Goku, Vegeta, Gohan, Junior, Trunks del futuro, Freezer, Goku Black e Jiren. Personaggi con cui probabilmente potremmo fare anche dei what if nel corso della storia, come sappiamo. E qui abbiamo finalmente un gameplay all'interno del torneo del potere. Vedete, potremmo giocare dei what if, come potete vedere qui veniamo seguiti da Krillin. Non credo sarà soltanto questo qui di Krillin, ne abbiamo visti altri nei precedenti trailer. Con gli otto personaggi con cui potremmo fare la storia, avremo la possibilità di giocare molti what if, ecco. Custom Battle in cui abbiamo la possibilità di aggiungere effetti, come potete vedere qua ci fa vedere che abbiamo la possibilità di aggiungere determinati effetti. Ecco, vedete, edit scene, forse abbiamo la possibilità di creare le nostre scene in qualche modo personalizzate. Ecco, vedete qua ce ne sono alcune, non so se ci sarà questa possibilità di creare scene personalizzate. Modificare le pose, ok, perfetto, molto molto interessante. Possiamo modificare le pose, aggiungere determinati effetti. Ok, fare diversi tipi di zoom, perfetto. Possiamo scegliere delle condizioni, suppongo, durante lo scontro, in che modo vogliamo far svolgere appunto questa battaglia. Infatti è una custom battle. Il roster è stato completato. In questi giorni ci sono stati molti leak. È stato leakato il trailer GT. E il giorno dopo in cui è stato leakato il trailer GT è stato leakato l'intero roster. Io ho preferito, invece di vedere il video in cui era stato leakato l'intero roster, attendere questo trailer finale. Con 182 personaggi, e devo dire che sarebbe stato interessante a questo punto, dopo aver visto il trailer di GT, vedere un intero trailer dedicato alla prima serie. Che mi sembra di capire abbia un solo personaggio dedicato, che è Goku bambino. Comunque, alla fine ci avevo preso su tante cose dette nei mesi scorsi. Avevo detto che secondo me la prima serie aveva la possibilità di esserci, ma che comunque sarebbe stata all'interno di DLC. La stessa cosa per GT. Poi abbiamo parlato anche del fatto che con la presenza di Bardock, probabilmente i personaggi restanti potevano essere anche dei film, appunto, di Dragon Ball Z. Insomma, ci abbiamo preso su tutto in questi mesi e comunque ne sono contento. Spero
spero di poter vedere presto a questo punto un DLC che possa aggiungere tanti personaggi della prima serie. In ogni caso, anche se con un solo personaggio, all'interno di Dragon Ball Sparking Zero abbiamo la prima serie, abbiamo Dragon Ball Z, abbiamo Dragon Ball Super, abbiamo Dragon Ball GT e abbiamo anche i film. Quindi comunque in qualche modo il roster è riuscito a rispettare tutto quanto. Quindi va bene così. Attendo sicuramente un DLC della prima serie, così che il gioco possa avere al suo interno molti più personaggi anche appunto della prima serie. Bene, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando condividete questo video con più persone possibili, facciamolo arrivare ovunque e a questo punto attendiamo tra il 7 e l'8 ottobre, insomma. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!